C'è un avvocato, un funzionario della polizia municipale, un sottufficiale dell'esercito, un funzionario di banca, un impiegato statale, un impiegato presso la curia arcivescovile di Monreale, un pensionato ed anche un insegnante di religione celibe che rimarrà tale per sempre. Sono gli 8 nuovi diaconi permanenti che sabato prossimo in cattedrale saranno ordinati diaconi per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell'arcivescovo il cardinale Paolo Romeo. A distanza di 2 anni, pertanto, tornano ad essere ordinati altri diaconi nella diocesi di Palermo, il cui numero sale a quota 42. Si tratta di Settimo Albanese della parrocchia San Basilio Magno, di Angelo Alberghina della parrocchia Maria, Madre della Chiesa, Vincenzo Babuino della parrocchia Santa Susanna, Onofrio Catanzaro della parrocchia Santa Margherita, Vergine e Martire, Filippo Casisi della parrocchia Madonna di Lourdes, Salvatore Corselli della parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù, Angelo Nocilla della parrocchia Santo Curato d'Ars e Francesco Salimeni della parrocchia Santa Margherita, Vergine e Martire. Settimo Albanese, allora un flauto traverso al servizio del diaconato. Sì, esatto, è al servizio della Chiesa di Palermo, la Chiesa universale, come servitori di Cristo, araldi del Vangelo. Questo è il nostro compito principale. Ecco, anche insomma la musica è importante per un diacono. La musica è preghiera. Se la musica è preghiera, la preghiera diventa musica per tutta la Chiesa. Angelo Alberghina, per la prima volta un avvocato a Palermo diventa diacono. Ebbene, ci vorrebbe, io credo che sia fondamentale tutto questo, anche perché proprio per fare l'avvocato, il cristiano, quindi prima cristiano, dopo diacono, deve fare delle scelte. Io ovviamente per poter fare la professione secondo quello che è cristianesimo, tutto per avere delle scelte, per avere delle rinunzie e ovviamente fare del discernimento, un sano discernimento. Non è stato facile, però il Signore ti aiuta in questo cammino, ringrazio la grazia che sta arrivando alla mia famiglia. Io ho 2 figli, una moglie, questa sicuramente sarà una grazia ulteriore. Vincenzo Borgoini è un sottufficiale dell'esercito, forse è la prima volta che un sottufficiale diventerà diacono. Ma ringraziamo il Signore. Qua a Palermo almeno? Sì. Io ne conosco altri comunque fuori da Palermo, ma Palermo sicuramente, la diocesi di Palermo sicuramente sì. Ma ringraziamo il Signore perché questa è veramente una grazia del Signore, poter diventare diacono ed entrare in questa grande famiglia che è veramente la famiglia del diaconio. Come pensi di conciliare i due impegni? Ma i due impegni cerco di conciliarli veramente innanzitutto con la grazia del Signore che sicuramente ci viene sempre incontro e non sarà sicuramente difficile perché con il suo aiuto tutto viene reso semplice e facile. Filippo Casizzi, allora 37 anni, 37 anni di l'unico cedite che abbia dato di questo gruppo. È un dono nel dono, è una preoccupazione particolare a cui il Signore mi ha chiamato. E il celibato che nasce appunto come segno di amore e dedizione totale a Cristo e alla Chiesa, specialmente ai membri più poveri della Chiesa, i più bisognosi, i più emarginati, quelli in cui noi dobbiamo riscoprire l'immagine di Cristo servo e sofferto. Onofrio Catanzaro, finalmente ci siamo, si diventa diaconi, una attesa abbastanza lunga tra l'altro. Per me sì, perché la scelta è coincisa con il mio prepensionamento alla Fincantieri, davvero tecnico, e quindi siamo nel 2001. Chiaramente un annetto con il mio parroco per discendere la cosa e poi ho cominciato il cammino con la frequenza della facoltà teologica, gli studi di scienze religiose e via via tutti gli incontri che ho fatto per la nostra formazione. Cosa ti aspetti? Ma mi aspetto intanto ecco, che la grazia di Dio mi riempia e che mi dia quella forza di fare quello che si mi chiede, quindi servirlo con l'utile. Salvatore Corsetti, allora ci siamo ormai, diaconato è dietro la porta, metterei anche a disposizione il tuo vissuto diciamo, del mondo del lavoro, sono informatico. Sì, soprattutto perché con 4 figli,
coppia è un discorso, ma la coppia con figli nasce un servizio per i figli, per assicurargli un avvenire, per crescerli e per cercare di farli crescere bene, anche non solo crescere. Tutto sempre orientato verso quella configurazione alla fine, che è di servire e non di essere servito. Angelo Nocilla, uno degli 8 candidati che ormai eletti al diaconato, sarà un impegno abbastanza doloso per te? Abbastanza, oltre al lavoro, la famiglia, il ministero. Problema la fatica anche dei pochi anni. Non sono giovane, forse sono uno dei più giovani del gruppo. Mi si presenta un ministero veramente lungo, sperando che il Signore mi accompagni, la preghiera di tutti gli accompagni. Duro non solo per me, ma anche per la mia famiglia. Fin dal primo giorno in cui sono stato chiamato, se così possiamo affermare, la fede della Chiesa, adesso lo conferma dalla Chiesa. La mia famiglia mi ha aiutato tantissimo, ho avuto mia moglie dietro che ha fatto veramente da capofamiglia, così anche la comunità mi ha sorretto nel mio cammino. Duro anche per il dopo, perché so benissimo che il ministero diaconale non è uno scherzo, è veramente un servizio a 360 gradi per il povero, visto che il diacono è veramente la presenza della carità del vescovo nella propria diocesi. Francesco Salimenti, una gioia questa del diaconato da condividere anche con la famiglia? È una grande gioia, sì, perché non mi aspettavo questa grande felicità che mi contarono i miei figli, stanno trascinandomi loro in questo momento, in questo cammino. Addirittura la più piccola, Bianca, la sto chiamando ultimamente la mia manager, perché non c'è passo di conto che lei non segue, non mi consigli, che cerca di starmi vicina, aiutarmi, spingermi, spronarmi in questo periodo così bello, così in questo momento pieno di responsabilità.